L'itinerario per il weekend che vi proponiamo quest'oggi è Crema. Sono qui con Marco Ermentini, architetto, per parlare di questa città che possiamo dire raccoglie veramente moltissimi gioielli. Sì, è una città piccola che però ha una serie di monumenti importanti come la piazza, il Duomo, il Palazzo Comunale, tante chiese, tanti luoghi importanti concentrati in uno spazio piccolo praticamente. Parliamo del Palazzo Municipale che si trova alle nostre spalle, un palazzo municipale con una forma molto particolare che raggruppa molti stili e in più che ha quello che può essere anche il simbolo di Crema, il Torrazzo. Sì, il Torrazzo fa parte del Palazzo Comunale, praticamente il Torrazzo è, al contrario di quello di Cremona, è una torre civica all'interno del palazzo, fatta alla fine del 400, poi modificata a metà del 500, e è un po' il simbolo civico della città, con una zona, una campana, delle statue, ecco, è la parte civica della città. Dicevamo, un palazzo municipale con molti stili, lo stile lombardo ma anche lo stile veneziano. Sì, è un po' un mix di cose, vedete per esempio il cornicione o le arcate in cotto tipicamente lombarde, e in mezzo ci sono invece delle finestre, delle logge fatte in stile veneziano, sembra un po' un palazzo sul Canal Grande. Questo è dovuto dalla dominazione veneta durata 400 anni e dalla posizione di Crema come confine verso il Ducato di Milano. E questa vuole essere solamente un'anticipazione, perché noi saremo qui a Crema per scoprire tutte le bellezze che ci offre il prossimo mercoledì a partire dalle 20:30 con i gioielli sotto casa. Vi aspettiamo.